Andrea, partiamo da te, raccontaci il tuo studio, i campi di pertinenza di progetto e poi andiamo con volo planato sul progetto del giorno. Del giorno. Un menù, hai visto, ho fatto il menù. Sì, piatto del giorno. In effetti è centrato il discorso perché io faccio locali pubblici, quindi faccio ristoranti, bar, discoteche quando si facevano. Cioè, Pochi, non li hai contati in menù. ne ho fatti circa 500, poi ho smesso di contarli perché mi fanno sentire vecchio, ma poi visto che tu mi hai detto che 500 è un po' un numero tipo la metà di 1000, allora ho detto no, adesso li riconto e quindi sono 542 Ah, proprio di numero, cavolo. da quelli realizzati, quelli 43, progettati 44. e via così, quindi diventeranno in progress, però quelli realizzati, quelli progettati sono forse il doppio, quindi io in realtà ho progettato 1000 locali, che è una roba Bellissimo. che non si... Sai, quando i bambini piccoli dicono un numero grande, dicono quando riescono un milione, ma prima dicono mille, come Sì, dire, mille, mille, mille. È tantissimo. un nome, cioè un numero bello tondo, insomma. Quindi tipologia ok, progetto del giorno invece o del momento? Ma anche qui, essendo specializzato in questo campo, cioè facendo solo questo, in realtà lavoro contemporaneamente su diversi locali, che però come tipologia sono paradossalmente quasi tutti la stessa cosa, sono ristoranti, sono locali. Quindi l'approccio non è tanto Sul testo, ma sulla. sulla metodologia, sul modo di affrontarli, perché effettivamente facendo più locali, il mio approccio è quello di dire io ogni locale che devo fare devo avere un'idea, perché immagino che il design, dal mio punto di vista, li debba aiutare a comunicare quello che sono, a essere memorabili e riconosciuti dal pubblico, quindi per ogni locale cerco di metterci un'identità, un linguaggio che sia particolare, quindi a volte mi trovo a fare progetti molto diversi come linguaggio architettonico, quindi locali, che sono ristoranti, che fanno fondamentalmente cose simili, che però hanno magari un design completamente diverso proprio perché affrontano il mercato in modi diversi, rivolgono un pubblico diverso. Certo. Andrew, ti faccio una domanda, mi permetto di chiamarti così perché tutti i miei amici Andrea li chiamo così, o Andre o Andrew a Cioè, seconda. beh, dà un Drink tocco in London, perché volevo esotico. arrivare a Drink in London. Sai, Londra si vantava tempo fa di aprire e chiudere bar e ristoranti in quantità assurde ogni giorno. È uscito Beh. questo Drink in London ai tempi. Sì. La domanda è, noi in Italia come siamo messi a livello di tendenza, a livello di quanto essere avanti rispetto al lavoro che fai tu? Perché poi tutti lì a dire New York, Barcellona, Londra. Italia? Dov'è? Ma l'Italia è un posto complesso, nel senso che, per esempio, quando si parla di Italia, all'estero è veramente anche difficile da far capire. Cioè, l'Italia, vista per stereotipi, è un po' tutto uguale, oppure sono delle cose che ci accomunano, ma è molto diversa da provincia a provincia, da Certo. nord a sud, da città a provincia, per esempio. Quindi io lavoro a Milano e lavoro anche in provincia, e fare dei locali a Milano è completamente diverso che farlo in provincia, Milano farli è al uno nord. standard non uniformato. Ma perché in realtà, come dire, abbiamo veramente questo individualismo, questa individualità che è la nostra prerogativa, no? Cioè il nostro valore principale, solo che diventa difficile poi creare degli standard, delle tendenze, perché veramente le cose si susseguono e quindi in certi posti funziona una cosa, in certi posti funziona un'altra, Cambio che generazione, è in continuo. titolari. Quindi è veramente un laboratorio, se vogliamo, dal punto di vista creativo molto stimolante. Dal Beh. punto di vista del business un po' più difficile, perché le cose nascono, muoiono, si confondono e Si si combinano ribaltano. in modo veramente complesso dal punto di vista anche proprio dell'identità. Però è veramente stimolante lavorare in Italia. Identità, spesso i ristoranti in Italia si riferiscono al, ho detto prima, al piatto del giorno, al piatto forte, no? Quindi a seconda di dove tu sia. Pesce al mare, tortellini in Romagna, faccio degli Sì. stereotipi, no? E allora dico: questo, questa anima del posto, come esce, come la fai uscire? La neghi o la esalti, o entrambe? Guarda, anche lì, io parto da questo presupposto, è un concetto che continuo a ripetere, ed è il locale deve piacere al pubblico. Quindi il problema è proprio a che pubblico ti vuoi rivolgere. Per esempio, Questo è un cavallo di battaglia tuo. sì, mi è capitato, ma anche proprio nelle località turistiche, cioè io arrivo in una località da turista, quindi mi aspetto di trovare delle cose tipiche del luogo, quindi appunto come dici tu sono dal mare e mangerò del pesce. Il problema però esiste anche nel momento in cui fai dei locali per i locali, cioè per quelli che sono lì e che dicono, Certo, sì però fischia, io, basta cioè, io pesce. paradossalmente loro vogliono più cose esotiche di quanto Questo è noi ne vero. vorremmo trovare lì. Quindi a volte è capitato anche all'estero, non so, sono andato in Marocco, avrei visto queste cose bellissime a Marrakech, volevo fare dei locali usando, non so, i mosaici, le fontane, il verde, loro mi hanno detto no, noi
locale italiano, cosa ce ne frega che fa un locale marocchino a Marrakesh? Io ho detto, ah ok, allora c'è un locale. Questa è la committenza. Che però io come italiano magari non ci sarei andato in un locale di questo tipo, quindi è un po' a chi ti vuoi rivolgere. No, è importante, bravo, questo discorso del pubblico, insomma. Andiamo nel legno, oggi siamo ospiti di Finsa, quindi sì, un focus sul legno, il legno ovviamente come essenza, ma anche come performance, come ricostruito, come... situazione che vede la fibra del legno diventare veramente un mattoncino di costruzione. Qual è il tuo rapporto con... Ma guarda, io ho un rapporto con i materiali molto intenso, nel senso che per me i materiali sono le parole di un linguaggio. Quindi io cerco di usarli non per quello che rappresentano dal punto di vista tecnico, eccetera, ma anche dal punto di vista di comunicazione, quindi un tipo di legno, un tipo di finitura anche del legno, quindi un legno lucido piuttosto che un legno grezzo, comunica cose diverse, quindi certo, lo uso in questo senso. Il problema qual è? Che a volte i materiali naturali hanno per loro definizione delle limitazioni, certo, possono essere usati in certi campi, in certi ambiti e in certi no. Quindi la ricerca che sta dietro, per esempio, a Finse, in cui si cerca di migliorare, diciamo, a volte la tecnologia, la performance, quindi permette di usare dei materiali che magari in certi ambiti non potresti usare, ottenendo invece il risultato estetico, quindi a livello comunicativo, perfetto, però ovviando tutte le problematiche che invece potrebbero avere dal punto di vista tecnico, di realizzazione, eccetera. Quindi di manutenzione, ho visto una ricerca, quindi c'è una ricerca tecnologica che sta dietro, che quindi ne mantiene l'aspetto, se vogliamo, filologico, anche di emozionale del materiale, però ne migliora la parte tecnica, che secondo me è fondamentale oggi. Allora, adesso Andrea Langhi fa un post utilizzando un hashtag, quindi una parola di riferimento del suo progetto del momento, non necessariamente riferita al legno, ma se dovesse venirti in mente un termine, una locuzione che ti identifica come hashtag in questo momento. Riferita a me? Al tuo progetto, a te e al tuo progetto. Ma mi piace l'idea, non so, mi piace il concetto di curiosità, che è una cosa che prima ti mantiene giovane e poi ti permette di vedere le cose da altri punti di vista, quindi non dare nulla per scontato, quindi andare oltre quello che è, quindi avere sempre la curiosità di domandarsi se quello che vedi è esattamente quello che è, oppure ci potrebbe essere qualcos'altro, e lo trovo un modo per affrontare il futuro con... Il grande Castiglione diceva: se non siete curiosi non fate i design. D'altronde siamo tutti i suoi figli, in un modo o in un altro. Grazie Andrea. Grazie a te.